Sull'immigrazione in Italia si aspettava di più, si aspetta di più? Soddisfatto o meno lo vediamo alla fine del vertice. Quello che credo sia importante è che finalmente questo tema non è più soltanto un tema dell'Italia o dei paesi del Mediterraneo, ma è un tema che riguarda davvero tutta l'Europa. Adesso si tratta di capire come sarà concluso l'accordo tra i paesi membri e vediamo se riusciamo a poter essere soddisfatti alla fine. Io credo che sia stato fatto un buon lavoro sino ad oggi. Ovviamente per l'Italia e gli italiani il lavoro non è soltanto in questo palazzo, il lavoro è anche nella gestione quotidiana a casa nostra, ma sono molto ottimista che l'Italia possa riuscire insieme a far sentire la propria voce. Questo è quello che abbiamo cercato di fare anche oggi riunendo sindaci e presidenti della regione. Ci sono tante possibilità in questa discussione. Qualcuno pensa che si possa fare costantemente campagna elettorale. A me interessa difendere l'Italia e gli italiani e questo deve essere l'obiettivo indipendentemente dal colore politico. Presidente, teme che la crisi greca possa portare l'attenzione dalla crisi degli immigrati? Crisi scaccia crisi, no, credo che la crisi greca sarà affrontata, risolta, se vuole una mia opinione, non all'interno di questo Consiglio europeo ma nelle prossime ore, ma credo che si debba fare tutti uno sforzo per mantenere la Grecia dentro la zona euro. Noi stiamo lavorando per questo, naturalmente come abbiamo sempre detto Atene deve fare la sua parte, se vuole una previsione non sarà all'interno di questo Consiglio europeo, come del resto non è all'ordine del giorno. Buon lavoro, vado che sono quasi in ritardo.